A Napoli ormai è padelmania. Lo sport, inventato in Messico da Enrique Corcuera negli anni 60, ha già conquistato in Italia VIP e atleti del calibro di Totti, Ibrahimovic, Maradona Junior e Stefano Di Martino e sta vedendo crescere notevolmente il numero di giocatori appassionati. Al punto da convincere Gustavo Spector, CT della Nazionale Italiana di Padel, a costruire in città un'academy che faccia anche da bacino di crescita per giovani talenti per la Nazionale Azzurra. Il centro, inaugurato a Fuorigrotta al Rama Club, al momento si dota di due campi sui quali ragazzi e ragazze, uomini e donne, si cimentano con questa nuova disciplina che aspetta di staccarsi dal tennis per camminare sulle proprie gambe. Il lockdown dello scorso anno ha agevolato il boom di padelisti. A un certo punto, infatti, il tennis e il padel erano gli unici sport praticabili, perché non di contatto, e anche in città, come nel resto d'Italia, sono aumentati i tesserati. Basti pensare che un italiano su 10 gioca a padel e che sono a praticare questo sport soprattutto quelli che hanno raggiunto la soglia degli ANTA, grazie alla sua dinamicità e reattività. Gustavo Spector ai nostri microfoni spiega il perché della scelta della città di Napoli e come strutturerà l'Academy nei prossimi mesi. La nostra idea è proprio portare un metodo di apprendimento e di insegnamento speciale. Consta di due tappe. La prima tappa ci sono dei coach di Napoli che vengono a Milano ad allenarsi e a prepararsi con me, che dopo torneranno, diciamo, a esprimersi quello che imparano un pochino del nostro metodo. In un secondo momento arriverà un coach proprio nostro, dove potrà, diciamo, esprimere le caratteristiche proprio basilari del padel a livello argentino, spagnolo. E la nostra idea è un metodo di insegnamento che cerca l'eccellenza, però basicamente la possibilità di aprire il padel a tutto il mondo, far sì che la nostra Academy sia, diciamo, il referente della regione. E si farà la Federazione Tennis, in questo momento sta organizzando un programma di macro area come nel tennis per il padel, e l'idea è noi ospitare, per almeno scoprire, come dicevi te, i migliori giocatori della regione.